veda, riesce a spostare tantissimo, che spazio, se sta duro come una pietra, è diventato più complicato. Posso appoggiare i piedi per terra, se non ce l'ho già qua. Appoggiare i piedi per terra, appoggiare i piedi qua, è sostanzialmente la stessa cosa. La differenza è che se appoggio il piede qua, mi si alza senza nessun vincolo. Se appoggio il piede qua, lui si alza e fa un pochino più fatica e io ne ho subito la sensazione, cioè lo sento che si alza. Non è che lo sento con le orecchie, lo sento avverto, tanto. E quindi mi muovo così. Però, da qua, fare questo è un po' ingenuo. Perché mentre faccio questo, espongo il mio gomito, lui schiaccia il gomito. Il ginocchio. Allora bisognerebbe cercare di infilare il gomito e mi trovo, il ginocchio e mi trovo già in questa situazione. Però se ti filo il ginocchio poi non potrei fare quello di prima, vero? Neanche lì dovrei spostare, mettere. Non c'è niente più complicato, vero? Ok, quindi potrei venire così. Prendo con due mani qua, faccio il piede esposto e adesso ci sono arrivato. Giusto? Questa mano la tolgo e vado qua a prendere quello che c'è, se c'è la cintura bene, se no no. Questo piede non mi serve più per quello che devo fare, ma lo slancio di là perché mi darà una bella spinta. E vado da questa parte. E mi giro senza problemi. Una spada interessante perché, anche perché quando sono in questa posizione così, per esempio, se lui vuole darmi un pugno, dai, non prendo però di incrociare. Ed è come sempre, c'è una regola non scritta nella spada, lo faccio cadere dalla parte del braccio bloccato. Così non può appoggiare la mano, perché la cosa più semplice che lui può fare, potrebbe fare per evitare il mio rispetto, è puntare la mano, ma non può. È la solita regola, proprio elementare. Questo mi aiuta un po', se siete senza kimono andate qua magari. Ok? Ora, è vero che il piede deve stare per terra questo, perché faccio una specie di ponte, ma è importante darsi un pochino di slancio, perché se no non create quel braccio di leva che vi serve. Ho preso Alex apposta, che è pesante, insomma. Più che pesante direi... Sì. Proprio perché adesso quando la proverete non vi verrà e vi sembrerà pesantissimo. Perché in realtà è tutto un gioco di forze, non è... cioè di forze in gioco. È un gioco di forze in gioco. Forza, gioca... Senza fatica, perché è un gioco di forze e in questo gioco